Bentrovati ad un nuovo appuntamento di Pane e Rosmarino, rubrica di approfondimento di rosmarinonews.it dedicata all'alimentazione, al benessere e al territorio. Stavolta ci dedichiamo alla cucina di magro, esigenza legata al calendario cattolico che però risulta funzionale all'avvicinarsi della primavera. Così, dopo esserci appesantiti con i classici piatti invernali, le carni, le lunghe cotture e i fritti del carnevale, è tempo di alleggerirsi. La quaresima diventa così un'alleata del benessere, mangiare meno carne, il precetto cattolico fa riferimento all'astensione del venerdì, diminuire il vino e gli alcolici, prediligere preparazioni semplici. Niente di diverso, insomma, di quanto ci direbbe un nutrizionista se gli chiedessimo consigli per migliorare la nostra dieta. Non leggerissima, ma di certo vegetariana, è la ricetta che vorrei lasciarvi oggi e che trova versioni differenti in tutto il sud Italia. Perché questo è il periodo delle torte rustiche ripiene, dunque che sia un calzone alle cipolle o focaccia poco importa, resta una leccornia. Scegliete cipolle tendenzialmente dolci e stufatele a lungo a fiamma bassa. Una volta appassita potrete aggiungervi capperi, alici e olive, oppure lasciarle da sole aggiungendo nell'ultima mezz'ora qualche cucchiaino di zucchero di canna e dell'aceto balsamico per ottenere un sapore agrodolce. Nel frattempo realizzate un impasto con 300 g di farina integrale, 200 di semola di grano duro, 300 g di acqua, un poco di olio extravergine di oliva e 5 g di lievito di birra. Lasciate lievitare un'oretta e nel frattempo assicuratevi che le vostre cipolle si siano asciugate. Stendete l'impasto se riuscite senza l'ausilio del mattarello ed adagiate su un lato le cipolle. Richiudetelo su se stesso e voilà! Chiudete i bordi, forate con la forchetta la parte superiore, lasciate riposare ancora una mezz'oretta e infornate a 180 gradi per circa una mezz'oretta. E buona cucina di magro! Fatemi sapere se la ricetta vi è piaciuta, seguitemi sui social di rosmarinonews.it e anche sui miei. Mi trovate cercando Antonella Petitti Food Trotter. Alla prossima!